Buonasera, ben ritrovati con Sotto Canestro, penultimo appuntamento legato alla regular season verso l'epilogo di stagione regolare. In studio con me per questa puntata di Sotto Canestro, Angelo Zuccardi. Ciao Angelo. Buonasera a tutti. E Maurizio Crastolla. Ciao Maurizio. Ciao, buonasera a tutti. Due ex biancoverdi al tavolo e subito i risultati dell'ultimo turno di campionato. E la crisi biancoverde continua tramite chiaramente le difficoltà e gli ultimi sussulti, ma resta comunque la difficoltà biancoverde. 82 ad 83 il risultato ovviamente degli ultimi match, ma partendo da 77-75 Brescia Virtus Bologna, Trento Milano 77-79, Cremona Venezia 80-65, Trieste Sassari 65-86, Cantù Torino 86-76. Vittoria larga per Reggio Emilia, Pesaro 73-100, Varese Pistoia, altro successo largo di 28 punti 98-70, Avellino Brindisi 83-87, con una classifica che vede per la prima volta dopo tanto tempo nella seconda parte di stagione sicuramente Avellino fuori dalla zona playoff, e fa malissimo all'ambiente irpino. Angelo. Sì, purtroppo non eravamo più abituati a vederci in questa posizione. Posizione peraltro meritatissima, anzi forse addirittura premiante rispetto a quello che è stato il percorso fatto soprattutto nel girone di ritorno. Paradossalmente abbiamo ancora possibilità di accesso ai playoff, anche se non dipendono totalmente da noi. Magari serve ad avere un bagno di umiltà, ritornare con i piedi per terra e a lavorare meglio tutti quanti. Maurizio, per te era anche un derby del cuore Avellino Brindisi. Sì, sicuramente, me l'hanno chiesto in parecchi, mi dicono sempre, ma tu per chi fai il tifo quando giocano Avellino Brindisi? Ma io sono nato a Brindisi, però fondamentalmente ho passato più della metà della mia vita qui ad Avellino, quindi per me davvero il cuore è diviso a metà. Era una partita particolare, tra l'altro io non credevo che Brindisi venisse a giocarsi una partita in un modo così intenso e cercando a tutti i costi la vittoria, perché per Avellino era quasi un out-out, quindi credevo più che altro che Avellino potesse metterci quella grinta in più per poter portare a casa il risultato, magari trovando anche un Brindisi un po' più rilassato. Invece la partita è stata completamente diversa, è stata una partita dove Brindisi ha avuto fortemente la vittoria e invece specialmente nelle ultime fasi della partita, insomma, Avellino è venuto un po' meno. E soprattutto emerge chi è squadra e chi per tanti mesi non lo è stata, ovvero Brindisi contro Avellino. Angelo. È chiaro che le emozioni, le sensazioni sono completamente differenti, gli stati d'animo sono diversi, vincere aiuta a vincere, Brindisi è una fase emotivamente positiva, caldissima, recupera le partite, anche le partite disperate, per cui ha ribaltato situazioni complesse, Avellino invece in una situazione psicologica tremenda, non ha trovato la via di uscita da questo tunnel nella quale ci si è infilato in una stagione veramente rocambolesca per problematiche interne ed esterne al campo. Però è chiaro che i giocatori hanno provato a risolverlo forse più con il talento del singolo, con l'individualità, che non con la complessità di un gioco di squadra. Difensivamente siamo stati per larghi tratti poca cosa, soprattutto sui pick and roll. Purtroppo è una connotazione che abbiamo avuto per tutto l'anno. L'anno scorso ci lamentavamo di Fesenco che non stava sui pick and roll, ma quest'anno siamo andati 10 volte peggio, quello. Almeno Fesenco in attacco aveva il suo ritorno. La squadra, oramai siamo alla fine. Io mi auguro che la squadra faccia una bella prestazione, peraltro giochiamo veramente contro una squadra che è triste a dirsi, ma potrebbe essere anche già salva, ed è comunque una squadra che anche senza Auda, ed è una squadra di livello nettamente inferiore. È vero che noi non vinciamo una partita fuori casa da tutto il girone di ritorno e abbiamo perso con la ciliegina sulla torta della sconfitta di Pesaro, però noi un segnale anche da un punto di vista morale, emotivo, dobbiamo darlo. E quindi speriamo.
Segnale emotivo mancato con Brindisi, perché la richiesta nel pregara di coach Massimo Maffezzoli era di continuità sui 40 minuti ed è mancata, perché Avellino ha rischiato il tracollo tra secondo e terzo quarto, una rimonta nell'ultimo periodo. Per certi versi ha ricordato anche lo sviluppo gara della Coppa Italia tra Avellino e Brindisi, però Brindisi è la stessa, Avellino sembra sempre un volto diverso ogni volta. Beh, Avellino sicuramente è una squadra che è cambiata moltissimo durante l'anno. Per notevoli vicissitudini il roster è stato ampiamente modificato e devo dire che qualche attenuante nel complesso di tutta la stagione bisogna darla alla squadra alpina. Brindisi invece è una squadra che ha trovato man mano durante la stagione sempre più fiducia e in questo periodo, devo dire la verità, all'inizio del campionato io guardando le partite di Brindisi avevo l'impressione di una squadra che poteva mettere in difficoltà tutte le altre compagini, però dipendeva un po' dalla giornata, cioè se trovava la giornata giusta poteva battere anche Milano, magari come è successo. Invece nelle ultime partite, specialmente nel girone di ritorno e dopo la Coppa Italia dove è arrivata in finale, è una squadra che gioca con una certa continuità, ha trovato un'identità ben precisa e difende anche bene. Nella partita contro Avellino, io ero proprio a bordo campo, facevo un commento tecnico per la televisione brindisina. Io ho notato che nei primi due quarti, ad esempio, Brindisi aveva grossi problemi di rotazione, sembrava essere tornata la Brindisi di inizio campionato. E invece devo dire che durante gli ultimi due quarti coach Vitucci ha azzeccato tatticamente gli giusti accorgimenti e alla fine è riuscito proprio difensivamente quasi a portarla a casa, perché lascia perdere la stoppata finale di Gaffney, sì, però alla fine era già prima il segnale, del segnale di una buona difesa. E anche la delusione dello staff tecnico per quello che viene chiesto in settimana e poi non arriva come risposta dal campo da parte di Massimo Maffezzoli in conferenza stampa, è stata palesata tutta la delusione, Angelo. Su questo io nutro delle perplessità, nel senso che mi dispiace e mi fa specie sentire un allenatore che getta le colpe sulla squadra, laddove lo stesso allenatore è lo stesso che ha fatto da secondo per tutto l'anno al primo che c'era antecedentemente, quindi vuol dire che sostanzialmente non è cambiato nulla tra il prima e il dopo, e allora vuol dire che anche l'allenatore ha le sue colpe, e nel prima e nel dopo. La squadra, bisogna vedere poi che cosa l'allenatore ha chiesto alla squadra in settimana, perché io non è che abbia visto nulla di diverso rispetto alla gestione precedente, perché poi la partita è andata sull'onda dell'emozione, nel momento in cui stavamo per affondare abbiamo trovato due canestri, si è risollevato l'animo, si è risollevato il palazzetto e siamo ritornati a contatto, siamo andati un'altra volta sotto di 14, sì. Abbiamo rimontato un'altra volta e poi con sorpasso, e poi ovviamente punto a punto può capitare anche l'errore, la stoppata, il tiro sbagliato o altro. Però mi è sembrato più una partita giocata sull'emozione, sull'emotività, sul nervosismo, che non sulla tecnica o sulla tattica di preparazione. E allora anche quando si dice l'allenatore è deluso, siamo d'accordo perfettamente, lo siamo tutti quanti. Che cos'è che la squadra non ha fatto? Che cosa era stato chiesto e a chi? Questo sarebbe interessante da capire. Anche i numeri, le statistiche, vediamo Silins e Sykes superare, toccare quota 20, ma in doppia cifra c'è De Monte Harper, nuovamente figure che spiccano, dietro restano in tanti, non c'è l'equilibrio famoso che può creare poi le condizioni ad una squadra di emergere in ottica playoff. Sicuramente, ritornando anche al discorso di prima, il roster è completamente cambiato e anche le responsabilità sono cadute su altri giocatori, a parte Sykes che davvero ha fatto una stagione, ha esploso in questa stagione. Silis è un giocatore da scarico e tiro piazzato e quindi quello lo sa fare bene, non l'ha fatto con una certa continuità da quando era ad Avellino, ma sappiamo bene che essere un tiratore micidiale. Però il supporting cast di Avellino purtroppo non è all'altezza degli altri anni e delle altre formazioni che adesso in questo momento precedono la squadra alpina in classifica, quindi bisognerebbe anche oggettivamente vedere come è cambiata la squadra, ma anche come è cambiata dal punto di vista della gestione tattica. All'inizio con Vucinic, con Cole, con altri giocatori, con Costello, Sembrano due stagioni fa. Era un sistema di gioco di corri e tira che era un po' più appunto sposato su questi giocatori, specie su Cole che era un accentratore nel bene e nel male.
però adesso sembra, nonostante sia cambiata la gestione e la guida tattica della squadra, sembra che non ci siano stati grossi cambiamenti dal punto di vista tecnico-tattico, nel senso che forse si cerca un attimino un po' più di giocare al limite dei 24 secondi se non, cioè non hai proprio il tiro, la transizione primaria, però fondamentalmente è rimasta sempre quella la linea di gioco. Anche in difesa le pecche di inizio anno, forse per dire era una delle, difensivamente una delle peggiori all'inizio, certo, dell'anno. Però segnava anche tanto. Però era una delle migliori come punti realizzati. Forse nelle prime 5 partite mi ricordo che era proprio la prima, sì, come, sì, punti, sì, realizzati. Certamente. E adesso invece purtroppo è venuto a meno anche l'attacco. Quindi e tutto ciò ha fatto sì che insomma siano arrivati queste sconfitte e mi auguro di no, anche l'esclusione dai playoff, che insomma è legata sicuramente a, non solo alla possibilità di vincere a Pistoia, ma anche ad altri risultati, uno in particolare. Sì. Insomma. Per la prima volta Avellino si lega anche agli altri risultati, non ha il destino tra le proprie mani. Parlavamo di quello che non è cambiato di fatto nella struttura tecnica tra Vucinic e Maffezzoli, possiamo dire tardivo il cambio in panchina? Sì, col senno del poi sicuramente sì, forse anche col senno del prima, però prima c'era sempre la ciambella di salvataggio, la scusa di dire che la squadra non era al completo, quindi non si poteva neanche valutare bene il lavoro o il non lavoro di Vucinic perché la squadra non riusciva a fare allenamenti perché si trovavano in 6 o in 7. Nel momento in cui la squadra è stata più al completo ci siamo resi conto che la squadra non seguiva Vucinic e forse già allora si poteva subito intervenire. È chiaro che poi spostare l'attenzione da Vucinic a Maffezzoli non ha generato vantaggi perché evidentemente la squadra era già assuefatta al metodo di lavoro che non so quanto e come sia stato modificato, ma la squadra evidentemente non l'ho recepito e quindi anche tutte le colpe precedenti probabilmente o presunte di Vucinic si sono riversati pari pari su Maffezzoli. Tra l'altro parlavamo di un gruppo che era al completo nelle ultime fasi di gestione di Vucinic, ma anche Maffezzoli si è ritrovato con tanti acciacchi per i suoi giocatori e difficoltà nel creare le condizioni di struttura, di rotazione anche in allenamento. È la costante della stagione e in estate credo la società dovrà trovare il modo per superare tutti questi problemi. Ovviamente sul banco degli imputati finisce anche lo staff medico. È un concetto abbastanza ampio, un attimo da disquisire, cioè, nel senso Maffezzoli si viene a trovare in una situazione in cui il roster è completamente mancato, cioè, le scelte magari non sono state neanche sue dei giocatori, infortuni importanti e al giorno d'oggi io penso che per un allenatore la gestione della squadra e dello spogliatoio dipende anche da quanto tempo tu hai a disposizione determinati giocatori. Sicuramente Avellino è stata sfortunata e ha avuto una miriade di infortuni. Ora, mettere sul banco degli imputati anche lo staff medico, non entro nel merito perché non Beh, so chiaro. Poi in realtà certamente quale... Certamente a fine stagione ci sarà un ci numero sarà impressionante di infortuni e un'analisi è un'analisi fatta penso che la società dovrà fare, anche perché il fatto che qualsiasi infortunio possa accadere ad un giocatore irpino, la prima cosa che si fa è andare a fare un consulto da un'altra parte. Questo insomma lo trovo un po', lo trovo giusto da parte di un giocatore, però insomma anche la società dovrebbe avere un po' più di peso nelle decisioni riguardo all'infortunio dei propri tesserati. Poi per ciò che riguarda l'anno prossimo e i progetti dell'anno prossimo, secondo me sono legati anche a come finirà l'Avellino in realtà il campionato, perché serve anche una vittoria per dare un po' più di entusiasmo anche all'ambiente, cioè nel senso devi andare a vincere al Pistoia indipendentemente se Varese poi perde a Bologna o no, però comunque devi andare a vincere al Pistoia perché devi ricreare le situazioni tali per poter riportare un attimino l'ambiente in un umore giusto per poter affrontare l'anno successivo con un po' più di piglio, un po' più di positività. Gli infortuni possono accadere, anzi accadono praticamente a tutte le formazioni e sui tempi di recupero Carlino dovrà trovare il modo per ridurre quello che è il gap rispetto a quello che è avvenuto in questa stagione. È chiaro che la sfortuna ha un peso
assolutamente fondamentale in un infortunio, per cui un infortunio può essere grave, gravissimo, meno grave. Il problema è che quest'anno ogni infortunio di qualsiasi natura si è protratto in un tempo indefinito e anche la comunicazione, questo è un discorso che già abbiamo affrontato altre volte, la comunicazione dei tempi di recupero, della natura dell'infortunio, della gestione del progresso nell'infortunio è stata molto carente, per cui anche i tempi sono sembrati ancora più lunghi di quelli che poi in realtà sono stati. Come nel caso ad esempio di Patrick Young, che da annunci sembrava impossibile rivederlo in campo sul finale della stagione regolare, poi ce lo ritroviamo in campo, non dico all'improvviso, ma poco ci manca. Questa è stata anche la gestione del primo infortunio di Nichols, che sembrava doversi operare, è andato a consulto in America, il giorno dopo stava in campo. Voglio dire, tra l'altro rivedendolo davvero stoico, perché si può notare, zoppica costantemente lungo il parquet e comunque schiaccia, quindi almeno dal punto di vista emotivo, caratteriale, un plauso al giocatore. Nessuna critica agli atleti, e non posso neanche dare una critica allo staff medico, perché peraltro non conosco, perché non sappiamo la vera natura e la vera gestione. Certamente. Della ripresa dei giochi degli atleti, ed è questo che secondo me ha peccato molto in una stagione sfortunata dal punto di vista degli infortuni, perché a volte, e per ottenere risultati, ci vuole anche la buona sorte di non avere infortuni o di non avere infortuni seri. Quest'anno invece ci sono stati tanti infortuni e tanti infortuni lunghi, e questo ovviamente ha anche pesato. Ancora un po' il focus sui numeri e soprattutto quello che può essere da base per il match di Pistoia. 10 minuti, 2 punti per Campogrande. Torniamo sempre sullo stesso punto, ovvero quello di italiani che rispetto alle altre formazioni non fatturano. Sì, Campogrande in altre partite ha dato sicuramente il contributo che poteva dare, un giocatore che quando entra, quando entra non lesina sicuramente energia e volontà, però bisogna scontrarsi con la realtà che molte volte dal punto di vista tecnico magari entra in un contesto di partita dove magari c'è purtroppo un mismatch a lui sfavorevole. Ad esempio quando è entrato contro Brindisi domenica scorsa, per 3 azioni consecutive Vitucci ha fatto giocare uno contro uno Ciappere contro Campogrande, quindi sono delle indicazioni che non puoi non tenerne conto. Per ciò che riguarda il resto della rosa della squadra alpina, come hai detto tu, Young secondo me è proprio palese che quando corre zoppica ancora, quindi Nichols ha recuperato un infortunio che, come diceva prima Angelo, sembrava fosse davvero molto importante. Si ritorna al discorso di prima, la squadra non è stata migliorata per affrontare al meglio queste ultime partite decisive per entrare nella griglia dei playoff, con la posizione con cui l'Avellino insomma stava galoppando inizio stagione. Ci sono state un sacco di episodi sfortunati, perché poi è vero, nell'arco di un'intera stagione la fortuna gioca un ruolo decisamente importante. E poi il cambio di gestione tattica, che è sacrosanto, però personalmente io l'avrei visto un po' più positivamente verso gennaio-febbraio, non pochi giorni dalla fine. Questa quando è una c'è mia poco da poter lavorare davvero, sì, su un gruppo perché che ormai ha sedimentato tanti dettagli. Sicuramente è un grandissimo allenatore, cioè nello staff azzurro è uno dei giovani allenatori più brillanti. La qualità di Maffessori assolutamente non ce ne sono proprio. Però io focalizzo un attimo l'attenzione sulla scelta nei tempi del cambio dell'allenatore. Secondo me, se doveva essere fatto nel periodo di gennaio-febbraio. Quando dico pochi dubbi, semplicemente perché dal ruolo di vice a quello di capo allenatore quel minimo c'è, però parliamo di qualità indubbie per il tecnico. Perdonami, anche tutti i dubbi e le critiche che ho mosso poc'anzi,
sono riferite non a Maffezzoli, alle qualità di Maffezzoli, ma alla considerazione che il giocatore ha di Maffezzoli, ovvero del secondo che diventa primo. Di un'avventura che nasce a settembre. Esattamente, voglio dire, se poi questo secondo che diventa head coach non ha il tempo per farsi sentire capo, ma si fa sentire ad interim, e allora le cose non vengono recepite nel verso giusto, mettiamola così. Sono delle dinamiche all'interno degli spogliatoi che magari conoscono solo loro. Conoscono solamente loro e conoscono solamente persone che magari hanno giocato. Allora sì, sono dinamiche particolari, perché non si ha mai il rapporto che c'è con il secondo, come è stato il rapporto con il secondo durante l'anno. Che tipo di leadership tu riconosci al secondo? Poi, tra l'altro, la paura di un tecnico che subentra così poche giornate dal termine, pensare ribalto tutto, non ottengo nemmeno una vittoria perché ho ribaltato completamente un lavoro, non ho nemmeno il tempo, il margine è stato minimo e quindi il lavoro è stato complicato. Un focus lo facciamo anche sulla Champions League nella prima parte, perché nella competizione in cui Alino ha ottenuto semplicemente il quinto posto nel girone di riferimento, c'è una squadra italiana che ha vinto la competizione, l'ha vinta la Virtus Segafredo Bologna, è stata definita come un clinic difensivo in due atti tra semifinale e finale, prima il Bamberg, poi il Tenerife che cade sotto i colpi di una Virtus Bologna attenta negli 80 minuti soprattutto. È a sorpresa questo successo, possiamo un po' dirlo, perché certo, la favorita era il Bros Bamberg. Certo, però questo ti dimostra che quando una squadra, soprattutto poi in queste circostanze in cui la partita è contingentata in 40 minuti e non in un lasso temporale di una stagione, una squadra può tutto. Bologna ha trovato un'alchimia difensiva anche dall'arrivo comunque del coach di Djordjevic, ovviamente diversa, e nel momento in cui hanno incominciato a trovare entusiasmo, difesa, tiro da fuori, hanno cominciato a giocare alla grande. Questo dimostra sotto alcune fattispecie che la nostra pallacanestro, che in un mare di problemi, tutto ciò che è successo quest'anno in tutte le categorie lo testimonia, però i risultati di Sassari e di Bologna fanno dire che al di là e al di fuori dell'apice della Eurolega, la palla a canestro media è nella media europea, quindi bisogna ritrovare certamente formazioni di vertice che trascinino il movimento, e diciamo che alcune sono adesso arrivate, e ben venga la vittoria e di Sassari e di Bologna per far crescere tutto il movimento. Kevin Panther ovviamente emozionato perché vince la Champions League per due anni di fila, prima vinto con l'AEK Atene e ora con la Virtus Bologna. Bologna che ha subito 50 punti nel primo match, 61 nel secondo. Perdonami, scusa se interrompo, questa è un'altra coppa che ci portiamo sul groppone, perché onestamente noi ci abbiamo rinunciato. Ecco, e Avellino ha rinunciato alla FIBA Europe Cup, sì, ulteriormente. Lì lo posso forse anche capire, ma qua ci abbiamo rinunciato in corso d'opera, veramente abbiamo sconfitte. Esattamente. Proprio per questo apriamo questo discorso, ovvero quando una società vuole raggiungere un obiettivo, crea anche le condizioni di solidità per arrivare dove voleva. La Virtus Bologna ha trovato una wild card in estate, ha chiarito l'obiettivo alla FIBA, è arrivata in Final Four e l'ha vinta con un nuovo tecnico. Sì, abbiamo parlato prima di difesa della Virtus, a me fa specie parlare di difesa della Virtus considerando che hanno Djordjevic come allenatore, che è stato uno dei giocatori offensivi più dominanti, penso. E lungo la stagione non ha mai palesato numeri eccelsi in difesa. Infatti dicevamo che poi alla fine gli allenatori magari sono stati degli ex grandi giocatori offensivi come Djordjevic, però la pallacanestro dell'allenatore slavo e come allenatore è basata appunto su una grossa pressione difensiva, su una grossa arguzia e tattica difensiva, e poi in attacco devo dire che creano delle spaziature veramente di grossa qualità, e infatti i grossi tiratori della Virtus ne hanno giovato in maniera esponenziale, e si è visto appunto nelle Final Four e nella Coppa vinta, che sono assolutamente dei segnali positivi per il basket italiano. Anche la vittoria di Sassari. Sì, chiaramente nel basket d'elite che riguarda l'Eurolega siamo ancora in forte ritardo,
però, Milano sfiora i playoff costantemente. Sì, però, anzi, ancora devo dire, Milano quest'anno ha fatto un piccolo passettino avanti, perché nelle ultime tre stagioni penso che aveva più sconfitte che vittorie, ma in maniera, un saldo negativo davvero. Davvero aveva un roster per andare. Quest'anno aveva un roster per andare. Però Milano è sempre una realtà particolare. Però ritrovare una squadra come la Virtus, a livelli in Europa, a livelli non dico alti, però comunque ha vinto una competizione, è sempre di buon auspicio per il movimento italiano, perché sicuramente il basket italiano negli ultimi anni è un movimento in grosse difficoltà. A mio modesto avviso è anche per una situazione di cultura di basket. Adesso magari si pensa un po' più a gestirle le squadre piuttosto che ad allenarle. Ci fossero secondo me un po' più di allenatori tipo Obradovic, tipo Messina, cioè allenatori che allenano più che gestire, magari, ecco, forse si potrebbe fare di nuovo quel salto di qualità dal punto di vista tecnico-tattico, che ti porterebbe anche, non dico a dominare, ma ad essere una squadra presente costantemente ad alti livelli in Europa. All'elite. Appena un mese fa la Virtus Bologna perdeva in casa contro il fanalino di coda del torneo italiano, ovvero l'Aureora Pistoia, che sarà prossima avversaria di Avellino, 67-78, con tutto quello che è successo dopo. Vederla poi ad inizio maggio alzare un trofeo in un sistema, quello della FIBA Champions League, una Basketball Champions League che ha un evento di quel tipo, l'Anversa, tantissimi spettatori, deve crescere come manifestazione, ma quando si arriva alla Final Four tutto l'ambiente diventa davvero glamour. Certo, parliamo sempre di una Coppa Europea, quello che forse ci è mancato nella nostra concezione anche l'anno scorso. Chiunque vuole vincere, chiunque vuole alzare un trofeo internazionale, comunque rimane scritto in un albo internazionale, il tuo nome, la tua società rimarrà scolpita a vita lì dentro. Anche se fosse la Coppa del Nonno, si dovrebbe giocare per vincerla. Ed è chiaro che però, quando poi diventano queste manifestazioni, arrivano al loro momento clou, tutto il gota della pallacanestro di quel livello vuole essere presente. È una manifestazione che da quando è nata ci ha visto presenti ed è cresciuta già moltissimo. È chiaro che il numero di partecipanti e il livello, soprattutto nei gironi, lascia un poco a desiderare, però strada facendo le squadre che rimangono sono le migliori, quindi il livello si alza, c'è poco da fare. Perciò voglio dire, è chiaro che all'inizio è un po' così, ma dopo diventa di un livello veramente interessante. Quindi sono manifestazioni che vanno prese, diciamo, per quello che possono darti alla fine, non per il percorso che ti porta alla fine. Però anche qui il nostro cammino, che sembrava favorevolmente segnato, a un certo punto si è interrotto bruscamente con una serie di prestazioni inenarrabili, diciamo, soprattutto quelle casalinghe, e quindi anche quest'anno l'abbiamo vista da esterni. Anche perché con un passaggio agli ottavi stavano 4 gare per accedere alla Final Four. C'è un percorso in regular season molto ampio rispetto a quello che può essere un'andata e ritorno. Andata e ritorno per accedere alla Final Four non era una missione impossibile. Assolutamente non era una missione impossibile. Poi sicuramente il percorso per arrivare alle Final Four vedeva scontri con squadre decisamente con un roster, non dico mediocre, ma comunque abbastanza semplice, fattibile, insomma. Certo che poi, quando si arriva ai playoff, per poi arrivare alla Final Four, il percorso è molto più breve, trovi squadre un po' più forti e il livello qualitativo della pallacanestro e delle squadre che affronti nei playoff e anche alla Final Four, abbiamo visto, è sicuramente alto. E sono assolutamente d'accordo con Angelo, tu comunque vai a vincere un trofeo, qualsiasi trofeo possa essere, ma tu a livello continentale vai a vincere una Coppa. Qui parliamo almeno del terzo europeo, perché si avvicina la Eurocup. Sì, assolutamente, la Champions è di buona, è un trofeo importante, sicuramente non è l'Eurolega, ma comunque è un trofeo importante, ma poi vai a vincere a livello europeo una competizione che ti ha visto protagonista, e quella è una cosa che rimane scritta ed è sicuramente una soddisfazione non solo per i giocatori che vanno a vincere il trofeo o per la società che ci va a partecipare e che va a vincere, ma sicuramente tutto il movimento italiano. Certo. E poi, rimanendo in fase di campanilismo, anche i tifosi avellinesi, faresti un regalo alla città e ai tifosi davvero speciale. Effettivamente a livello FIBA le due coppe europee sono italiane, ovvero della Virtus Bologna e della Dinamo Sassari. Pubblicità, allora rientro ancora sotto canestro.
Rieccoci da studio, un po' di notizie dalla Lega Basket, anche perché l'Assemblea della Lega ha approvato le disposizioni per l'ammissione e permanenza alla Lega, quindi notizie importanti anche per i club stessi e il planning della prossima stagione che inizierà mercoledì 25 settembre. Quindi almeno per le date che vengono presentate con la conferma della Supercoppa di Bari il 21 e 22 settembre e con il campionato che inizia con un turno infrasettimanale il primo d'apertura il 25 settembre, il format è ancora 18 squadre, Angelo. Così sembra. Verifichiamo. Non lo chiarisce, ma sembra. Verifichiamo bene che cosa succede da qui a fine campionato, anche con la vicenda di Torino. E poi verificheremo, perché onestamente tutto sembra sempre in divenire in questo campionato. La vicenda di Torino, dopo la vicenda di Cantù, dopo la vicenda di Avellino, dopo la vicenda di tutto ciò che è successo nella Serie B, dopo tutto ciò che è successo in A2, è emblematica di un movimento che non ha certezze. E quindi sì, il format è uscito e vedremo se sarà così. Maurizio, anche su questa soluzione di campionato, perché può anche nascere un torneo a 17, questo Petrucci non lo ha escluso. Il turno di riposo. Sì, ma io non mi trovo assolutamente d'accordo con un format del genere, però bisogna dire che in questo movimento di basket italiano, anche chi amministra il basket italiano come la Lega, Non dà nessuna certezza, e anche le linee guida sono sempre smentite. Abbiamo visto, ecco, senza tornare, insomma, fatto delle Pesaro, Pistoia, Torino, Avellino, non ci sono i giusti controlli, e la gestione viene fatta sempre con molta superficialità. Ora, arrivare ad un format con 17 squadre, io personalmente non mi trova entusiasta. Io preferisco sempre che non ci siano mai turni di riposo per le squadre, perché un piccolo vantaggio, un piccolo svantaggio mentale, insomma, quello che ti pare, può sempre avvenire. Credo che con la B del calcio tutte le società alla fine si sono lamentate di avere un turno di riposo, sì. Tra l'altro con la sosta per le nazionali si creava anche uno scompenso, formazioni che saltavano addirittura 25-30 giorni di pausa e poi rientravano in gioco. Ma, quindi... sì, ma quel basket, il campione italiano è abituato a vedere se non due partite, almeno una partita a settimana la devi giocare. Poi le squadre che sono impegnate in Coppa, ok, sono iper impegnate, però trovare un turno di riposo per una squadra che magari è abituata ad avere dei certi ritmi, ma io non trovo che sia una soluzione ideale, personalmente. Da autopagine.it invece vediamo tutte le ipotesi di parità, comunque quello che può nascere come classifica per la Scandone, e direi, guardandole anche con l'ausilio del nostro sito, infinite le soluzioni. Come potete vedere, Avellino è presente in tantissime ipotesi di classifica. Si passa dal settimo al decimo posto. Facendo le percentuali, ho visto su un altro sito, Avellino avrebbe intorno al 17% sì, di possibilità di accedere. Vabbè, ne basta una fondamentalmente, no? Perché possa, esatto, perché possa entrare nei playoff, ne basta una di allineamento astrale. Che deve vincere a Pistoia e deve perdere Varese a Bologna, no? Sì, dovrebbe però innanzitutto non deve vincere il suo bravo, match. Bravo, esattamente. Avellino deve vincere il suo match. Sì, le combinazioni, cioè paradossalmente noi abbiamo ancora una possibilità ed è assurdo poterlo pensare. Non so neanche onestamente se essere fiducioso o non fiducioso, perché questa squadra ci ha abituato a prestazioni veramente indecifrabili. Peraltro anche raggiungere un ottavo posto sarebbe secondo me deleterio, e dico una cosa, un'assurdità, perché avrebbe dei costi tra premi playoff probabilmente non ripagati da introiti di botteghino o di altro. Già arrivare settimi avrebbe un'altra prospettiva, però è chiaro, noi non possiamo fare altro che essere arbitri della nostra partita, poi dopo si andrà a verificare e si vedrà che cosa ne sarà di questa stagione. È chiaro che arrivare settimi ha il suo perché, arrivare ottavi ha un perché di prestigio, di consolidamento magari di un'idea di Avellino in un'elite della pallacanestro italiana, ma da un punto di vista contabile forse potrebbe essere più un documento che un giovamento, chi lo sa.
anche i primi rumors di mercato. Questo fa anche un po' pensare, perché la società inizia a guardarsi attorno. Non a caso si pensa a Giampaolo Ricci e Pepe Poeta, sono i nomi più caldi, perché guarda caso attacca anche su quello che può essere l'errore vero della stagione: non avere un comparto italiani di livello, e punta su un veterano, tra l'altro campano, e su un elemento di spicco di Cremona che sembra non trovare l'accordo per il rinnovo. Ma guarda, i nomi che si sono fatti sono interessanti. È chiaro, Poeta lo conosciamo, non è più un giovane, ma comunque è un giocatore che sa e può dare molto ancora in chiave di leadership e in chiave di regia, per un minutaggio ovviamente più contingentato. Per quanto riguarda Ricci, Ricci è un giocatore che negli ultimi due anni ci ha fatto sempre malissimo, malissimo, giocando il pick and roll da 5, quindi aprendosi e tirando. Quest'anno poi ha giocato un campionato eccezionale. Mi pare strano che non trovi una sistemazione, una riconferma in quel di Cremona. Cremona che non è che ha un budget limitato, ma come sempre molto attenta, certo, a non superare Vanoli, una certa soglia. Ma Vanoli, voglio dire, viaggia con il passo, non fa mai il passo più lungo della gamba. Ad esempio è in dubbio anche la presenza in Europa di un club che è secondo in classifica in Serie A. Per quanto riguarda però il discorso che tu hai fatto, ovvero dell'errore più grande o uno degli errori di quest'anno, che è stato quello di non avere uno zoccolo italiano di valore, bisogna anche pur dire che la società ci ha provato contattando diversi giocatori, i quali hanno negato la propria disponibilità all'arrivo in Irpinia. La cosa andrebbe chiarita sul perché alcuni giocatori non siano voluti venire, se è solo una questione tecnica, se è una questione ambientale, se è una questione economica, e non credo. Insomma, va un'analisi forse più ad ampio spettro sul perché alcuni italiani di valore, come Abbas, come chi non ha voluto dare. Pascolo è il nome caldo dell'estate scorsa, sì, che poi è volato via. Sì, come Pascolo, come Fontecchio. Sì. Tutti nomi che erano giocatori interessanti e che non sono, che non hanno voluto far venire, tipo Fonticchio, o che non sono venuti, tipo Abbas o tipo Pascol. Bisogna un attimo valutare in una maniera più ampia. Ariel Figlioi verso il ritorno a Venezia, e spunta l'idea Virtus Roma, Kiefer Sykes. Questo forse un peccato per Avellino. Sarebbe una grande perdita, specialmente dopo il campionato che ha fatto. Sicuramente è stato costantemente il miglior giocatore della formazione Irpinia quest'anno. Figlioi torna a Venezia e anche lui, personalmente sono un grande stimatore, lo considero cestisticamente uno dei giocatori più intelligenti del nostro campionato, e forse non è espresso pienamente quest'anno, anzi quest'anno sicuramente, però non ha espresso nella sua avventura irpina pienamente il proprio talento, il proprio potenziale, però è stato sempre un giocatore che in determinate partite, anche quelle importanti, ha fatto spesso la differenza. E il canestro dall'angolo, quello contro, sulla contro serena, Milano resterà sempre con Milano, è da Cineteca, insomma. Sì. Però ecco, perdere questi giocatori sarà dura, rimpiazzarli con giocatori di con la stessa qualità e con lo stesso talento. Poi, per ciò che riguarda il mercato dell'anno prossimo, secondo me dipende anche un po' dalla condizione tecnica a cui sarà affidata la condizione tecnica. Ancora dove, molto presto. Ci sono tante domande a cui bisogna dare delle risposte, e la società solamente sa quali sono i progetti, qual è il budget per l'anno prossimo. È ancora tutto in divenire. Sicuramente quest'ultima partita, oltre, ti ripeto, da dover vincere per una questione proprio di prestigio e di morale, di entusiasmo, per ridare un po' di respiro e di entusiasmo alla piazza. Però ecco, dovessero allinearsi i pianeti, come dicevamo prima, quindi Avellino vincere e dover andare ai playoff, allora sì, sarebbe sicuramente il consolidamento di una squadra che da tanti anni è sempre tra le prime, è sempre dal lato sinistro del tabellone, della classifica, che va ai playoff costantemente, che ha raggiunto semifinali scudetto. Però ecco, dal punto di vista dei costi non so quanto possa convenire, perché secondo me ci sono dei premi da pagare, premi playoff e quant'altro. Per fare che cosa? Per arrivare ottavo e giocartela con Milano in una condizione, in caso poi di qualificazione ai playoff, dovrebbe resettare, ma per una volta e per tutte, quello che è successo lungo la stagione, ripartire di slancio con ma Milano, davvero con un roster che sicuramente non è competitivo come poteva essere quello dell'anno scorso. Giochi 3 su 5 è abbastanza complicato, è abbastanza complesso. Certo, sicuramente non è una situazione ideale, per almeno dal punto di vista economico, per il club bianco-verde.
la classifica, così certifichiamo quello che deve compiere Avellino, un balzo certo per i playoff, ma attendendo risultati positivi dagli altri campi. Focus Torino, penalizzazione, e apriamo questo capitolo perché Pistoia è aritmeticamente retrocessa, ma in virtù della richiesta da parte della Comtec di penalizzazione di 8 punti per la stagione e di 2 per la prossima, se Torino ci sarà nella prossima stagione con questa società, chiaramente Pistoia giocherà il match di domenica per la salvezza, perché poi bisogna vedere nella realtà quanti punti di penalizzazione avrà Torino, ipotesi di 6 rispetto agli 8 previsti. Sì, la situazione è paradossale, nel senso che abbiamo una squadra attualmente retrocessa che potrebbe essere salva invece, perché potenzialmente, se venisse confermata dalla Corte federale la richiesta degli 8 punti fatta dalla Procura, ci troveremmo con una squadra diversamente retrocessa, ovvero Torino. Altrimenti ci potremmo trovare, nel caso di un punteggio differente di penalizzazione, addirittura con una partita ancora aperta dove Pistoia, che avrebbe lo scontro diretto sfavorevole con Torino, dovrebbe giocare una partita alla morte con Avellino per sperare di non arrivare a pari punti. Pari punti poi con Pesaro, se perde si apre un altro discorso, ricordando che Pistoia ha il 20-0 confermato con Milano per sentenza anche del Collegio di Garanzia del CONI, che ha respinto il ricorso dell'Olimpia Milano contro Pistoia e la FIP. Sì, è un paradosso quello di avere una squadra ad oggi retrocessa e che in realtà potrebbe essere salva. La vicenda di Torino però è paradigmatica di un campionato vissuto sul filo di lana o anche oltre, e di una gestione del controllo che non ha funzionato. La stessa Comtec ha riferito come particolare, perché praticamente già per quello che era il discorso estivo aveva difficoltà di iscriversi al campionato. No, in realtà più che difficoltà non avrebbe dovuto iscriversi. Quindi Torino ha fatto un campionato che non avrebbe dovuto fare, quindi immagino anche la sensazione che può provare Pistoia adesso nel caso in cui Torino si dovesse salvare, perché la penalizzazione sia inferiore agli 8 punti. Torino è assurda, perché Torino ha un potenziale di platea, un potenziale di platea di pubblico, un potenziale di platea di investitori, uno sponsor notevole, e aveva un allenatore di grido mondiale, quale all'inizio era Larry Brown, anche se però secondo me un occhio di riguardo andava dato a quando Banchi andò via, che qualcosa era successo già con i Forni. Sistema tecnico. Sì, qualcosa non quadrava già allora. In riga. E quindi è chiaro che Torino vive una situazione dove la società fondamentalmente è destinata a sparire, perché ha una debitoria importante, si porterà comunque una penalizzazione e nessun gruppo vorrà entrare per saldare debiti per una società in difficoltà. Sarebbe più facile a questo punto prenderne una diversa, ripartire da zero, prendere un titolo e magari in quel caso provare a far entrare anche un gruppo importante come Fiat. Rientrano le grandi piazze, ma la Serie A probabilmente perderà Torino, sponsor Fiat, che domina nel calcio con la Juventus e che anche come discorso cestistico si era proposta con una wild card europea, quindi anche l'elite europea dovrebbe domandarsi qualcosa rispetto a quanto avvenuto in estate. Io credo che forse il termine giusto è proprio imbarazzante, perché alcune situazioni che si sono venute a creare durante questo campionato, ma già anche dall'anno scorso, fanno sì che sia oggettivamente dimostrato che non c'è il giusto controllo da parte della federazione riguardo il rispetto di alcune regole, perlomeno almeno finanziarie, per poterti iscrivere e proseguire un campionato di Serie A. E diventa, ritornando al discorso sportivo, diventa emblematico la posizione di Pistoia, perché Pistoia non sa se è già retrocessa o deve comunque giocare una partita della vita, praticamente della stagione, contro Avellino. O è già salva. E diventa una situazione
difficile, per usare un eufemismo, per Avellino, che deve andare lì a giocarsi le ultime possibilità di playoff con una squadra che potrebbe essere retrocessa, potrebbe essere già salva. È tutto davvero, secondo me, imbarazzante per ciò che riguarda la serietà della gestione del campionato italiano. Quindi la grafica relativa all'Aurora Pistoia senza Patrick Cauda la vediamo anche nella grafica di Giuseppe Andrita, una formazione, un roster che ha Frombolieri come Mitchell, come Pick, Crubelli, Lotta sotto canestro, Crosariole e Della Rosa playmaker, giovane, è una squadra che oggettivamente è al di sotto del livello classico di massima serie quest'anno. Sì, pensare che questa squadra ha innestato Mitchell da poco, perché è in corsa, perché è una squadra una squadra ovviamente di un livello tecnico non appropriato alla Serie 1. È una squadra però che anche così fa molta difficoltà, viaggia sull'estemporaneità del talento di Mitchell, viaggia su un interessante pick, su Della Rosa che ha fatto comunque delle ottime prestazioni, su un Krubali che non si sa come si trova, perché una partita ne fa 20 e un'altra si palleggia sui piedi. È una squadra che ovviamente non ha, però è anche una squadra che non ha commesso irregolarità, nel senso non ha fatto il passo più lungo della gamba. Questo era il potenziale economico che aveva e questo ha sfruttato, ma ancor più meritevole per il fatto di arrivare all'ultima giornata a potersi o a pensare di potersi giocare ancora la salvezza. È chiaro che però la situazione psicologica peserà perché potrebbe pesare sia in positivo che in negativo, perché o essersi rilassati prima o essere rilassati durante o essere troppo sotto tensione durante la partita. La Scandone non dovrà però fare nessun errore, cioè di portarsi questa partita punto a punto, perché punto a punto questa sicuramente sarà un inferno se dovessimo arrivare punto a punto, perché loro comunque una speranza ce l'hanno. È una partita che la Scandone dovrà prendere e ammazzare da subito, senza fare però sempre quella sinusoidale di quarti che ci ha contraddistinto per tutto l'anno, più 12, meno 20, più 12, meno 40. Cioè la partita con Brindisi in Coppa è stata assurda, abbiamo fatto 40 punti in un quarto e poi siamo stati capaci di perdere la partita, voglio dire. Tra l'altro Maurizio Avellino ha aperto e chiude almeno la stagione regolare a Pistoia, perché fu campo neutro contro Cantù, e ricordando anche il quintetto base di Avellino in quel match, Cole, Figlioi, Nichols, Green e Costello. Quanto cambia in pochi mesi, perché comunque un'altra squadra, completamente un'altra squadra base. Ed era decisamente un altro sistema di gioco più appropriato per quei tipi di giocatori. Va a giocare a Pistoia, una partita davvero particolare, perché credo che Pistoia sia una squadra decisamente inferiore nel roster, secondo me è proprio Mitchell dipendente, ma a parte altri giocatori della Rosa che ha fatto un buon campionato, per carità. Poi a me personalmente piace Mesicek, che gioca poco e quest'anno ha giocato anche male, perché negli altri anni invece a Brindisi è un giocatore giovanissimo che ha dimostrato gran talento, però quest'anno sta sicuramente rendendo sotto le sue aspettative. Avellino dovrebbe andare lì e vincere, non dico facilmente, però le condizioni mentali anche della squadra di Pistoia saranno da verificare, perché non è semplice per un giocatore accendere e spegnere la spina di una tensione che ti può far giocare il campionato, cioè ti può salvare come ti può far retrocedere. Magari sono già mentalmente, specialmente poi i giocatori americani hanno questa grande capacità che quando staccano sul serio, quindi ritornare ritornare in un clima partita, in un clima del genere in partita dove devi assolutamente vincere per salvarti, non è semplice. Ma ti ripeto, dall'altra parte c'è anche l'altra parte della medaglia, dove Avellino non sa con chi va ad affrontare, e sicuramente questo è un peso specifico notevole, perché Avellino non è una squadra che va in trasferta, e l'abbiamo visto, ha perso tutte le trasferte nel giorno di ritorno, non è una squadra che va in trasferta e impone il suo gioco. Molte volte è soggetta ai cali oppure alle folate delle altre squadre. A maggior ragione fuori casa. Infatti questa sarà una partita tutta da verificare, proprio per i problemi, e ripeto, per la, a mio avviso, per la poca serietà con cui la federazione comunque ha gestito i controlli quest'anno.
E non solo quest'anno. È un dato oggettivo, però quest'anno è successo davvero di tutto. Pubblicità e poi vediamo cosa è successo in Serie B a tra poco. Rieccoci e ripartiamo dai tabelloni playoff di Serie B, una novità sostanziale perché perdiamo Caserta in modo davvero incredibile, perché in base allo sviluppo della serie non è una sorpresa, lo è per quello che ha fatto durante la stagione, ovvero primato indiscusso nel girone D, ma arriva l'ottava dell'altro raggruppamento e fa fuori la Deco. Mi dispiace moltissimo per Caserta, credevo molto in Caserta. Credevo molto in Caserta perché Caserta aveva la squadra, ha fatto un campionato straordinario vincendo 27 su 30, però è venuto a meno nei momenti fondamentali, è venuto a meno nella Final Four di Coppa, dove ha perso subito, eliminata subito, ed è venuto a meno in una partita, in una serie con Nardò, nella quale bisogna pur dire che Nardò ha fatto una partita e una prestazione eccezionale. In gara 3 Nardò ha tirato 9 su 11 da 3, e certo è una percentuale che spezza ogni velleità di recupero. Caserta in deficit già in gara 1, ripresa negli ultimi minuti con un'ottima ripresa rispetto a un primo tempo già di difficoltà. Sì, ripeto, non mi aspettavo onestamente questa uscita di Caserta così anticipata. Meraviglia anche la vittoria di Pescara, che è subentrata a Reggio Calabria, che è stata esclusa ed è stata ripescata, e si guadagna un posto notevole, secondo me, per un'aspirazione anche Napoli. E Salerno che batte Senigallia 2-0, affronterà Chieti. Guardando l'altro tabellone, ovvero quello C, Napoli che batte Fabriano e ora si ritrova ad affrontare Ciccio Ponticello, suo ex coach, con Palestrina. Napoli che può puntare alla Serie A2, a sorpresa in rimonta la formazione partenopea. Vedi la differenza, no? Tra Napoli e Caserta. Napoli non aveva sicuramente i favori del pronostico, non aveva fatto lo stesso campionato nel suo girone che aveva fatto Caserta, però i playoff sono un campionato a parte. Sembra una frase retorica, una frase abbastanza populista, però è così, i playoff sono un campionato a parte, bisogna vedere come ci arrivi, se ci arrivi fisicamente. Magari Caserta, io da quello che ho letto, qualcuno ha denunciato anche un calo proprio dal punto di vista fisico. Una squadra che ha perso solo 3 partite durante il proprio campionato, magari è arrivata a scarica anche mentalmente, e la si è visto anche ai playoff. Invece Napoli è una squadra in crescendo. Quindi non dico che la vedo favorita, però ha delle ottime possibilità. Andando anche al regolamento, lo ricordiamo, c'è una Final Four conclusiva che però, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe anche non essere disputata. E questa è un'ulteriore assurdità di un campionato che viene modificato in corso, è veramente una cosa assurda. Intanto si rischia perché potrebbero accedere direttamente alla Serie A2 le vincitrici dei 4 tabelloni playoff, ricordando anche che la serie dalla semifinale passa a 5, non è più a 3 come è stato per il primo turno. Faccio tornando invece a Maurizio, seguirlo, faccio fatica proprio a seguirlo il regolamento, no, in particolare che in corsa ci sia cambiato, una modifica, certo. Potevano tranquillamente completare la Final Four e poi decidere che anche la quarta, ovvero la prima delle escluse, accedeva. Tra l'altro ricordiamo il raggruppamento sempre a Montecatini come concentramento per la Final Four. Guardiamo invece il prossimo turno di Serie A, Avellino che sarà ospite di Pistoia in un turno in contemporanea, come anche nell'ultimo turno, quello giocato il giornata numero 29, c'era stato un match già anticipato per la questione Champions League. Tutte sfide che ricordiamo sono interessanti, Pistoia-Avellino, biancoverdi che però seguiranno con la radiolina, anche con gli smartphone, quello che accade sugli altri campi. Angelo. Beh, in teoria, in pura teoria, che ovviamente essendo l'ultima giornata può essere ampiamente e sarà ampiamente smentita, la Scandone ha ancora tutte le possibilità, perché le altre squadre possono fare il loro dovere, soprattutto quelle in casa, e regalarci comunque l'accesso ai playoff.
fermo restando che noi abbiamo da fare un compito che sembra diventato arduo, perché questo girone di ritorno non ci ha mai visto prevalere in trasferta. Ci sono partite molto interessanti, ci sono partite di livello tecnico secondo me importanti, anche quella di Brindisi è una bella, sì, una bella partita. Ma anche quella di Venezia è una partita interessante. Ricordando che Venezia ha perso il secondo posto nel discorso stagionale con Cremona, è comunque sì, è un dato da sottolineare. Maurizio. Io sono stato fin dall'inizio dell'anno, ho sempre pronosticato Cremona come squadra, non dico rivelazione perché ormai sta da un paio d'anni che è una squadra sicuramente concreta, però come qualità di gioco è la squadra che secondo me gioca meglio nel nostro campionato. Ha vinto la Coppa Italia. La Coppa Italia, tra l'altro in finale con Brindisi, ha un allenatore che non sto qui certo a decantare le proprie qualità, che è Meo Sacchetti, che insomma è un grandissimo uomo spogliatoio, oltre che avere una sagacia tattica, tecnica notevole. Per ciò che riguarda, quindi Cremona ha superato Venezia nel secondo posto e non è cosa da poco, perché avere il test di serie numero 2 nei playoff conta. A questo punto secondo me il fattore campo in questi playoff, specialmente in Italia, conta tanto. Certo, se supererà anche il limite di rotazione, perché come sappiamo insomma, ad esempio per un Diner vivere poi una gara ogni due giorni nei playoff non sarà semplicissimo, ma se supera quello può essere una seria candidata addirittura a vincere lo scudetto, e non esagero sempre, secondo me. Bisogna sempre vedere, chiaramente è una squadra che gioca sulle prestazioni offensive, sulle percentuali offensive, nell'economia di 4 su 7 o 3 su 5 è una squadra che fa fatica a mantenere alte sempre queste percentuali offensive, però nulla toglie che anche le altre, bisogna vedere come arrivano le altre compagini. Milano, che dovrebbe stravincere sempre ogni anno, diciamo sempre la stessa cosa, Milano è la squadra che dovrebbe stravincere, poi alla fine è sempre una squadra con un grosso punto interrogativo. E del margine lo regala ancora. Regala molto margine. Quindi anche con l'infortunio di James che salterà le prime partite. Esatto, James che secondo me è il più forte playmaker, non secondo me, insomma, il più forte playmaker che abbiamo in Italia, però ecco, Milano è un grosso punto interrogativo. Cremona invece ha trovato davvero una costanza di rendimento, certo nei playoff 3 su 5, ripeto, o 4 su 7 addirittura. Avere quelle percentuali offensive non è semplice, però a me piace molto come squadra. E l'ultima partita, l'ultima di campionato, anche Brindisi-Trento è una partita da palati fini, secondo me. No, peraltro sarei curioso di sapere anche qual è il confronto diretto tra Venezia e Brindisi, sì, perché fa tanta differenza. Attenzione che per Brindisi Brindisi-Sassari 36-34 si rientra comunque nei discorsi di voler completare bene la stagione per arrivare poi in fiducia. Dicevano a Brindisi che a Brindisi bastavano due punti per arrivare sicuramente quarta, sì, e li ha ottenuti ad Avellino la domenica scorsa. Quindi l'attacco può essere ma io parlo addirittura del terzo posto. Adesso però ecco, mi ha fatto pensare, c'è anche la possibilità che possa arrivare terzo. È tutto davvero in gioco negli ultimi 40 minuti con l'ambizione di Avellino di vivere una notte magica per conquistare un posto playoff. Grazie ad Angelo Zuccardi per essere grazie stato con te, noi. Grazie a tutti. Grazie a Maurizio Crastolla. Grazie a te, grazie, buonasera a tutti. Grazie in regia a Enrico Coppola e Orlando Matarazzo. Ci ritroviamo settimana prossima.